Ciao, mi chiamo Roberto Dell'Icarri, benvenuti nel mio studio vocale romano. Sono un insegnante di tecnica vocale, specializzato nell'insegnamento della tecnica americana del mix. Mi occupo di stili di canto contemporaneo, sono l'autore del libro iMix, la tecnica vocale secondo la didattica del mix, un libro dedicato ai cantanti e a chiunque si interessi da vicino alla voce, ed è disponibile su Amazon. E sono uno dei master teacher dell'Institute for Vocal Advancement. Sostanzialmente mi occupo di formare gli insegnanti IVA sparsi in tutto il mondo. Questo è il mio primo video di reaction. Mi piacciono questi video di reaction perché veicolano artisti e musica che probabilmente avrebbe difficoltà a raggiungerci. Mi riferisco per lo più ai video di reazione di artisti sconosciuti o provenienti da altri continenti. Io voglio fare qualcosa di diverso, non voglio limitarmi a reagire e quindi a manifestare il mio coinvolgimento emotivo. Cercherò di analizzare tecnicamente quello che accade dietro le quinte della voce del cantante, così che questo contenuto possa essere un po' più informativo e così che tu possa conoscere meglio come funziona la voce e conoscere magari un po' meglio la tua di voce. Ora, la prima esibizione alla quale voglio reagire e analizzare è la performance di un cantante, pianista, autore, arrangiatore, compositore straordinario. Lui si chiama Mario Rosini. E se non lo conosci, questa è l'occasione giusta per conoscerlo un po' di più. Mario Rosini è una delle eccellenze musicali italiane. Lui è pugliese doc, come me, ed è un mio caro amico. Lavoriamo assieme spesso. Lui è spesso ospite nel mio studio per coinsegnare con me delle masterclass. Spesso andiamo in giro a portare questa masterclass che insegniamo assieme, che si chiama Mix and Remix. Ma voglio andare subito dritto al punto e voglio farvi ascoltare questa meravigliosa Giro di popolo, performance cara dal canzone, vivo. scende in campo un big, in questi giorni è sempre stato lì nelle prime posizioni, insidia, anzi la prima posizione e la È vero, classifica ha è un continuo sfiorato la evolversi vittoria di scambi, di quell'anno, è arrivato posizioni, secondo dopo specialmente in testa alla Marco classifica. Masini. Adesso si giocherà sicuramente il primo posto con Sei la vita mia, Mario Rosini! Dirige l'orchestra il maestro Leonardo De Amicis, canta Mario Rosini. Ok, la prima cosa che vorrei condividere con voi è questa. Uno dei tratti caratteristici dei cantanti che manifestano una sensibilità musicale spiccata è quello di individuare il contesto musicale nel quale devono muoversi e fondersi con esso. Non c'è il cantante in questo caso da una parte e l'orchestra dall'altra. Il cantante è parte dell'orchestra. E noi cantanti dovremmo sempre considerare che non siamo solo cantanti, siamo musicisti, siamo parte della musica. Quindi è importante che noi costantemente adattiamo le dinamiche e l'intensità alle dinamiche e all'intensità musicale. Qui l'orchestra sta suonando in piano e l'intensità è molto bassa, c'è solo un tappeto di violini e un clarinetto forse. E Mario suona in maniera minimale il pianoforte, non sta facendo cose che siano in disaccordo con l'orchestra. Quindi
così come la sua voce sta esprimendo nostalgia, malinconia, sta usando una voce di petto molto leggera, con aria tra le corde, di proposito per manifestare un'intenzione intimista, adattandosi a questa atmosfera malinconica in Mi minore che esprime nostalgia. Sappiamo che gli accordi minori esprimono queste emozioni, tristezza eventualmente. Quindi davvero questa è una cosa che vale la pena menzionare. Andiamo avanti. Che mi guardi così, con quell'aria un po' curiosa, mentre mi avvicino a te, ed un brivido al cuore mi attraversa l'anima, non ci sono le parole. Sentite il contrasto tra conforto e questo amore mio. Se la vita e ora comincia a crescere, perché l'orchestra cresce e comincia a cantare in pieno, sta cantando in la pieno, non è una nota semplice da cantare, ma non cantare. Sono il frutto senza l'albero, una barca senza pescatore, non ci sono le parole per spiegare questo amore mio per te. Com'è triste partire. Sentite come enfatizza alcune parole chiave. Allontanarmi da te è un dolore che frantuma il cuore. Frantuma il cuore. Che non ti aiuta neanche a piangere. E ci mette il pianto quando ti piange. È autentico, è credibile. Lascio l'anima con te. Non ci sono le parole per spiegare questo amore mio. Se la vita mia. E ora di nuovo il forte. Se la vita mia. Perché l'orchestra sta suonando più forte. Sarete rarida e sabbiosa se non ci fossi tu. Ora, questa è una cosa interessante tecnicamente. Per quanto la A possa essere relativamente semplice come vocale da cantare piena, relativamente semplice perché non è semplice cantare un La nel secondo passaggio di registro per un cantante. La maggior parte degli uomini intorno a Sol, Sol diesis, comincia a forzare la voce, a farla spezzare, e a utilizzare un sacco di costrizioni di muscolatura non necessaria. In ogni caso Mario non sta facendo nulla di tutto questo. Ma la cosa ancora più complicata è che lui sta cantando la vocale I qui, piena come la. Torno un attimo indietro. Ora, la I è una vocale chiusa foneticamente e nel momento in cui noi pronunciamo una I, la nostra bocca è relativamente chiusa. I, I. Il problema quindi per i cantanti è quello di cantare le vocali chiuse in acuto, nel secondo passaggio in modo particolare. E lui fa qualcosa di molto intelligente, di corretto tecnicamente. Abbassa la mandibola per creare un miglior spazio di risonanza che permetta alla vocale di non rompersi in acuto. Sarei polvere nel vento che si trascina senza volontà, ma non ci sono le parole per spiegare questo amore mio. Ah, fantastico. Ok, qui emerge tutto il suo background soul. Lui è un grande fan della musica black. Stevie Wonder è uno degli artisti che più hanno avuto un impatto su Mario. Questa fioritura sul sì, partendo dal soul, lo dimostra
completamente. Ascoltate di nuovo. Ah, bellissimo. Potrei ascoltarlo tutto il giorno, fare questa cosa qua. E l'altro aspetto che vale la pena sottolineare è l'aspetto della sorpresa. Lui qui mi ha sorpreso completamente. Non mi aspettavo, quando ho visto questa cosa in diretta, che salisse sul sì e che facesse tutta questa fioritura. Mi sarei aspettato che mi cantasse un sol dritto. Invece c'è precisione, c'è perizia tecnica. Lui sa esattamente da dove partire, dove arrivare, ma lo fa in maniera molto molto istintiva, parte del suo mondo. Ok, andiamo avanti. Trascina, vuol dire l'enfasi che ci mette. Per spiegare questo amore mio per te, wow. Wow. Sono le parole per spiegare questo amore mio. Per te. No, vabbè, comunque vale la pena rivedere questa cosa. Quello è un sì, secondo passaggio di regista, quello che canta. Davvero, davvero complicato. E osservate come, per dare pienezza sonora a quel sì, per dare piena risonanza, lui apra la sua bocca. Ora, don't try this at home. Mario può cantare questo sì pieno con una vocale aperta, con una bocca aperta, perché è padrone dei suoi mezzi tecnici e conosce molto molto bene la sua voce. Quindi sa cosa può fare, sa fin dove può spingersi. E difatti si è spinto, nonostante non fosse al 100%, mi aveva confidato, si è spinto per 3 o 4 serate su questo sì, senza sbagliarlo una volta. Immaginate che coraggio e che sicurezza denota cantare un sì pieno davanti a milioni di persone in un'esibizione nella quale tu ti stai giocando tutta la tua carriera. E la maggior parte dei cantanti che prova a cantare il sì non ci riesce, per due ragioni. La prima è perché tendiamo a portare troppo registro di petto in acuto. Il registro di petto lo puoi immaginare come la voce del tuo parlato. Ah, ah, ah. E quello che chi non possiede i mezzi tecnici fa è quello di trascinare questo registro di petto, questa voce del parlato in acuto, il più in alto possibile. Ah, ah, ah. Arrivando ad urlare, a forzare e a costringere la propria voce in una maniera che è sgradevole da sentire, ma è anche un po' pericolosa. Quello che lui sta facendo lì su quel sì è mixare perfettamente i registri. Lui sta miscelando il registro di petto con il registro di testa e non stiamo sentendo una voce che perde di pienezza sonora in acuto e non stiamo neanche sentendo una voce che è sfibrata, una voce che è tesa, che è forzata in acuto. Un'emissione completamente sicura, piena, facile, morbida, ed è bellissimo. Nella prossima vita voglio la voce di Mario Lozzini. Questo amore mio per te. Yeah. Ok. Il video termina qua. Grazie a te, Mario, per la tua voce, per aver ispirato me e un sacco di altri cantanti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io sono Roberto Dellicarri e se volete saperne più di me, su cosa faccio, sulle mie lezioni, studio e online,
Il mio sito è robertodellicarri.com. Spero di essere stato anche solo poco d'aiuto così. A presto, ciao ciao!